piacere oggi iniziare questo incontro con la città, che è l'ultimo del terzo ciclo. E a nome del rettore e della commissione organizzatrice vi porgo i miei saluti e vi ringrazio per essere qui con noi anche questa mattina, in cui ho l'onore e il grande piacere di introdurre e presentare l'odierno presentatore di questo incontro, che è l'architetto professor Adolfo Natalini. Questo, come vi ho detto, è l'ultimo incontro di questo ciclo. Stiamo già lavorando per il prossimo ciclo che inizierà ad aprile, quindi vi prego di mantenervi in contatto, vi verranno mandate anche le solite informazioni a quelli che sono nella nostra mailing list, e anche il prossimo ciclo sarà sicuramente interessante, con i soliti, non i soliti, ma i punti focali e i relatori che sono le punte di diamante della nostra università, come è il professor Natalini, il cui curriculum è talmente importante e imponente che riassumerlo in pochi minuti è veramente molto difficile. Ci proverò. Il professor Natalini inizia come pittore e si laurea poi in architettura nel 1966 presso l'Università di Firenze, in cui poi ha svolto tutta la sua attività accademica come professore ordinario di progettazione e architettonica e urbana presso la ex facoltà di architettura, oggi scuola di architettura dell'Università di Firenze. Subito dopo la laurea, nel 1966, fonda insieme ad altri il Superstudio, che è l'iniziatore, scusate, della cosiddetta architettura radicale. Leggo perché io sono una farmacologa e questi termini non mi sono molto affini, ma l'idea è proprio questa, di avere una persona completamente al di fuori dall'architettura a presentare un grande architetto. Quindi architettura radicale, che ha rappresentato una delle avanguardie più significative negli anni 60 e 70, un periodo di grande fervore culturale e innovativo. E i prodotti del Superstudio e anche i progetti ebbero subito una grande influenza mondiale, una grande importanza a livello mondiale, e l'idea portante del Superstudio era quella di voler modificare e distruggere quasi l'arte e l'architettura tradizionale per voler cambiare il mondo. Il successo fu tale che molte opere sono ancora esposte in grandissimi musei nazionali e internazionali, quali il Maxi di Roma e il MoMA di New York, per citarne solo alcuni. Successivamente l'attività del professor Natalini si dedicò in maniera autonoma e singola all'architettura contestuale, progettazione di edifici e di parti di città, e non solo in Italia ma anche all'estero, mantenendo le caratteristiche antropologiche del luogo. Come lui stesso dice, e cito: queste sono costruzioni che parlano le lingue locali, ricercando le tracce che il tempo lascia sugli oggetti e sui luoghi. Quindi uno studio antropologico dedicato, rivolto alle a edifici architettonici. Molti dei suoi edifici sono ancora presenti in Nord Europa, in Olanda ad esempio, e in Germania. Successivamente fonda lo studio Natalini Architetti con il collega omonimo e, ci tiene a precisare, non parente, architetto Fabrizio Natalini. E la Natalini Architetti ha ricostruito parti di città in Italia, Germania, Olanda, nei paesi nordici, dove è stato il fondatore del cosiddetto contemporary traditionalism, una corrente architettonica in completa alternativa al supermodernismo
della globalizzazione. Professor Natalini ha scritto poi molti libri, molti saggi, è membro di numerose accademie di arte in Italia e all'estero. Oggi ci presenterà in particolare uno dei suoi ultimi lavori, che è stato quello del progetto per la realizzazione dell'ammodernamento di uno dei gioielli, dei musei dei gioielli della città di Firenze, che è il Museo dell'Opera del Duomo, che è stato realizzato insieme agli studi associati Guicciardini e Magni. Non credo ci sia molto da dire su questa realizzazione, che è bellissima, devo dire, e in cui l'architettura fa d'elemento portante ma non invasivo per numerose opere di grande fattura, di squisita qualità artistica, quali ad esempio, cito solo, la Pietà di Michelangelo. Uno degli interventi più importanti e più belli è forse la ricostruzione della originale facciata del Duomo, basata su studi, su disegni, su testi, e in cui che è realizzata a modello in scala reale, e in cui le opere e le sculture originali sono incastonate nelle loro posizioni originali. Per chi non l'avesse ancora visto, dopo la presentazione di oggi sicuramente sarà una buona occasione per andare a visitare il Museo dell'Opera del Duomo. Non rubo più tempo al professore, dico solo che la presentazione al termine è aperta alle domande che potete rivolgere direttamente proprio al termine della presentazione, oppure inviare tramite SMS al numero di cellulare che vedete affisso. Io le raccoglierò e poi le farò direttamente al professor Natalini. Ma prego. Ringrazio della presentazione. Ho approfittato delle parole della dottoressa per far passare sullo schermo alcune immagini di quelli che sono stati i miei primi lavori. Io sono entrato in questa scuola nel 1959 e non sono mai uscito, e considero questo un grande privilegio. Però mi sono occupato di cose diverse. All'inizio volevo fare il pittore e per un certo periodo l'ho fatto. Poi, pensando che non fosse un'attività socialmente rilevante, ho deciso di fare l'architetto pensando di servire il popolo. Erano anni di questo tipo qui, e con il Superstudio, questo gruppo d'avanguardia, abbiamo fatto un lavoro critico sull'architettura, sulla società, per un certo numero di anni. Poi ci siamo interessati di un lavoro antropologico, cercando di capire le radici della creatività, esaminando le architetture senza architetti, gli oggetti di uso semplici, le attività agricole e artigianali, nel tentativo di capire da dove venivano le idee formatrici. Da questo lavoro ne ho ritratto una specie di sicurezza che tutte le architetture sono diverse, perché le architetture nascono dai luoghi. L'architettura ha più a che fare con l'agricoltura che non con il design. Un esempio banale: per coltivare qualcosa bisogna conoscere il terreno, bisogna conoscere le stagioni, bisogna conoscere un mucchio di cose in profondità in un luogo molto limitato. Il design invece produce degli oggetti che rispondono a una logica di mercato e che quindi possano andare a giro per il mondo. Oppure si può dire, uno che progetta un'automobile, fa un'automobile bellissima, una Ferrari, che poi va da Dubai a Stoccolma, magari cambiando gli additivi e l'olio del motore, uno che costruisce delle strade, se c'è un monte deve fare una galleria, se c'è un fiume deve fare un ponte. Così ho cominciato molto tardi, nel 79, a cercare di fare architetture che rispondessero ai luoghi, ai desideri dei loro abitanti, alla storia. C'è modo di spengere un po' di luce, perché purtroppo ormai le immagini vengono viste come se si fosse sempre in salotto alla televisione. Questo è stato il primo edificio che ho costruito, che era tra Como e Bergamo, cioè tra due città fantastiche nelle quali si mescola il romanico dei maestri comacini e l'architettura di Terragni. E poi via via mi sono trovato a lavorare in luoghi lontani, come a Gerusalemme davanti al Muro del Pianto o sulla piazza del Romerberg a Francoforte. Ho costruito il primo piccolo edificio a Firenze, che è il Teatro della Compagnia, molti anni fa,
cercando di ricostruire un po' il cortile nel quale è nata la storia del teatro italiano. Il cortile era nel Palazzo Medici Riccardi. Poi ho continuato a costruire cose in città storiche. Ho avuto la fortuna di lavorare in molte città, città bellissime o comunque città con un passato straordinario. Non sono mai stato un architetto contemporaneo, o meglio contemporaneo perché vivevo in quei tempi, ma non sono mai stato un architetto moderno. Non ho mai creduto che esistesse una modernità nell'architettura, anzi, per quello che mi riguarda, l'espressione architettura moderna è un ossimoro, perché mette insieme due parole che insieme non possano stare. L'architettura è fatta per i tempi lunghi, il moderno è modus odierno, se c'è una cosa fatta ora per ora, e quindi non può durare. Lo stesso ho fatto cercando di parlare le lingue dei luoghi, in luoghi lontani. Questi lavori che passano ora sono nel centro storico di Groningen, un'antica città universitaria olandese. Non mi sono mai fidato molto di quello che era il presente. Il presente all'architettura non gli basta, magari non gli basta neanche il passato e neanche il futuro, ma in ogni modo per cercare di fare qualcosa che abbia una speranza di resistere occorre affondare molto le radici nel passato e imparare dal passato per avere la speranza di poter durare nel futuro. I botanici insegnano che il palco foliare è uguale al palco radicale, quello che c'è sotto è uguale a quello che c'è sopra. Qui passano velocemente delle immagini, prima nell'ex Germania Est, a Lipsia, qui nel centro dell'Aia, in Olanda, dove ho costruito edifici, di solito complessi abitativi o edifici pubblici, cercando di fare delle cose che fossero comprensibili, che parlassero un linguaggio locale, non tanto l'olandese o il tedesco o il Plattdeutsch o robe del genere, ma che parlassero la lingua della città. Il primo complesso che ho fatto a Firenze è il Polo Universitario di Novoli, che molti di voi conoscano o avranno visitato. Il Polo Universitario di Novoli, che partiva su un piano urbanistico di Leon Krier, prevedeva un pezzo di città classica, fatta di piccole vie, di palazzi, di strade. Negli stessi anni ho costruito il Polo Universitario a Siena. Siena e Firenze partivano dalle stesse esigenze, di mettere insieme alcune facoltà. A Firenze era economia e commercio, scienze politiche e giurisprudenza, a Siena scienze politiche e giurisprudenza, ma sono dei edifici che hanno dimensioni diverse e soprattutto edifici che affondano le loro radici in due città molto diverse tra di loro, anche se vicine, 80 chilometri di distanza più o meno. Non ho mai cercato di costruirmi uno stile, ho sempre cercato di fare delle cose che fossero integrate, che fossero appropriate ai luoghi, al gruppo socioculturale per cui lavoravo. Qui ho costruito un piccolo pezzo di città in un paese storico, in Olanda, a Helmond, e questo è un lavoro in corso da molti anni a Forlì, su un'area industriale dismessa, nel centro storico di Zwolle, che è un'altra cittadina storica olandese, faceva parte della Lega Anseatica, e sono costruzioni diverse tra di loro, ma dove in un certo senso le parole dell'architettura sono le parole note, sono finestra, porta, tetto, basamento, piano nobile. Sono delle parole semplici e usate, ma Elderlin diceva che noi siamo su questa terra per dire poche parole. Il complesso residenziale a San Casciano doveva diventare un'addizione del paese, quindi un qualcosa che continuasse un po' quella che era una tradizione costruttiva, dove gli edifici sulla strada assomigliano agli altri edifici sulla strada, quelli verso la valle danno un po' più l'idea di un antico paese fortificato. Negli stessi anni ho costruito una cosa analoga su un grande fiume in Olanda e diciamo anche se i programmi erano uguali, i risultati sono diversi, perché diverse erano le lingue, le abitudini, i costumi. Questa è una scultura che sta sul fiume a Duisburg. Sono tre figure, una alta 5 metri, una un paio di metri, una un metro e mezzo, sono un'opera di un grande artista toscano, Roberto Barni, e
Naturalmente gli artisti danno le loro interpretazioni e non ce le raccontano, ognuno è libero di interpretarli come vuole. Per me queste tre figure viste da lontano sembrano tre persone che camminano, una vicina, una più lontana, una lontanissima. Potrebbero essere un po' come il passato, il presente e il futuro, che però quando li guardiamo da un altro punto di vista sono insieme. Non mi sono mai fidato molto del presente, perché in fondo il presente è solo l'elemento separatore di due classi convergenti, quella del passato e quella del futuro. È un punto che in più si muove lungo la freccia del tempo, e quindi cosa si può costruire su un punto mobile? Questo è un progetto singolare che mi ha coinvolto dal 1966 al 2008. È iniziato con un concorso per ampliare il cimitero monumentale dell'Antella, sul quale hanno lavorato molti architetti, dal Roster al Giovannozzi ad altri, e il progetto è andato avanti per molto tempo, per un tempo così lungo che ho avuto modo di seppellirci mio padre, mia madre, mia moglie, e mi sono fatto un posto, perché tanto è solo questione di tempo, ed è in quella piccola scultura, quella mini casetta grigia di pietra. Ma non sempre i progetti si realizzano. Per molto tempo riuscivo a realizzare un progetto ogni 25, poi quando ho cominciato a lavorare in Olanda e Germania uno ogni 10. Gran parte dei progetti sono scomparsi, erano grandi concorsi che abbiamo perso, come il concorso per l'alta velocità a Firenze. Qualcosa siamo riusciti a costruire e qualcosa no. Sono rimasto molto affezionato alle cose che non sono riuscito a fare, ma forse è andata meglio così. Questo era un altro concorso perso per il Parco della Musica. Ecco, infine arriviamo a due progetti di musei. Nel corso degli anni mi sono occupato molto spesso con Guicciardini e Magni di musei, e negli ultimi anni ho avuto la fortuna di poter lavorare a due musei eccezionali. Uno era il progetto esecutivo per i nuovi Uffizi, o grandi Uffizi che dir si voglia, un progetto che in un certo senso triplicava la superficie degli Uffizi, che prima erano solo all'ultimo piano e ora saranno a tutti gli altri piani, e all'interno di un grande gruppo di lavoro coordinato da una società di ingegneria che si chiama Sinter, fondata dall'ingegner Chimenti, abbiamo fatto un progetto molto complesso che prevedeva consolidamenti, restauri, impiantistica, ma tutto doveva essere invisibile. Cioè l'idea è che gli Uffizi sono un progetto del Vasari e si doveva vedere solo il Vasari. In effetti il Vasari non è che aveva fatto un museo, il Vasari aveva fatto l'ufficio delle tasse, anzi aveva fatto 13 magistrature, ognuna delle quali sovrintendeva un qualcosa. Per inciso, la magistratura più efficace e che rendeva più soldi al Comune di Firenze era il magistrato all'onestà, che riscuoteva le multe per pene, per evitare delle pene che sarebbero state altrimenti gravissime. Se qualcuno di voi ha letto un libro e si chiama La sporca storia di Firenze, potrà trovare delle robe assolutamente mirabolanti su come lavorava il magistero all'onestà, che, data la presenza qui di molti ragazzini, è meglio non stare a spiegare. Di tutto questo progetto degli Uffizi quasi tutto doveva essere invisibile, solo poche cose erano visibili, proprio dove non si poteva fare altrimenti. Per esempio le scale, ci sono due nuove scale, questa è la scala di Ponente, che è stata costruita in un piccolo cortile dietro la loggia dei Lanzi. In futuro ce ne sarà un'altra, che è la scala di Levante, ma non sappiamo bene quando e se verrà fatta, perché a Firenze c'è sempre questa incertezza sull'esecuzione dei progetti, oppure altre cose sono state fatte ma in maniera difforme. Ad esempio, prima c'era un'immagine dove si vedeva la sala del Botticelli celeste col pavimento grigio. Se l'andate a vedere non è celeste, non c'è il pavimento grigio, ma i progetti sono delle faccende su cui intervengono moltissime mani. Ogni progetto nasce di solito da tre genitori, che sono il committente, il progettista e l'esecutore, i quali non sempre vanno molto d'accordo, e non si capisce bene se l'architetto è il demiurgo, è un servo sciocco o se è solo un utero in affitto. Queste sono delle immagini, che poi farò vedere meglio, che riguardano il Museo dell'Opera del Duomo, o meglio l'ampliamento del Museo dell'Opera del Duomo.
Ecco, ora se possiamo passare al secondo, possiamo passare al secondo programma della presentazione? Boh, spero che qualcuno mi ascolti. Ecco, allora, io sono un totale analfabeta, non tocco neanche il computer, cioè una volta parlando con un amico nelle mie stesse condizioni, io ho detto non so neanche accendere il computer, lo ha detto, hai provato con un fiammifero. Ecco, io sono più o meno in una situazione del genere. Grazie. Ecco, nel Museo dell'Opera del Duomo avevamo una committenza eccezionale, che era l'Opera del Duomo, un ente fondato nel 1296 per costruire, trasformare, mantenere e curare prima la cattedrale e poi le altre opere come il campanile, il battistero, il museo. Avevamo un gruppo di progettisti che erano i Natalini Architetti, insieme a Guicciardini e Magni Architetti, che sono architetti specializzati in musei e in allestimenti. Ne hanno fatti tantissimi, adesso stanno facendo un museo nazionale di Oslo e un paio di musei in Turchia a Topkapi e poi sono stati responsabili di altri fantastici musei come il Museo Galileo, il Museo di Storia della Scienza, eccetera. Quindi avevamo, diciamo, le competenze tecnico-scientifiche per affrontare il museo e poi penso che tutti noi avevamo un grande amore e un grande rispetto per l'arte. L'arte è una straordinaria navicella spaziale che ci fa navigare avanti e indietro e ci avvicina a periodi dei quali non ci resta niente se non poche opere, opere d'architettura, opere di scultura, di pittura, che ci fanno sempre meravigliare di fronte alla grandezza dei personaggi che ci hanno preceduti. Pensare che Michelangelo viene chiamato a affrescare la Sistina quando ha 33 anni, Raffaello viene chiamato ad affrescare le sale quando ne ha 25, Masaccio ne aveva 20-25 quando fa la Cappella Brancacci, e anche il fatto che Michelangelo continua a scolpire e scolpisce la Pietà Bandini tra 75 e gli 80 anni. In questi primi disegni ci sono alcune delle idee di base. I progetti d'architettura evolvono attraverso un processo lungo, faticoso, molto doloroso, un processo fatto di intuizioni, tentativi ed errore, perché l'architettura non è una scienza, è una cosa che va avanti per tentativi ed errore. Se volessimo definirla scienza, penso sarebbe assimilabile all'euristica, cioè la scienza che cerca la risoluzione di problemi dei quali non conosciamo tutti i dati e tutte le incognite. Avevamo naturalmente un progetto museografico. Monsignor Timothy Verdon, che adesso è il direttore del museo e che è un sacerdote, ma soprattutto un grande storico dell'arte, aveva elaborato un progetto museografico di totale ristrutturazione del museo. Perché questo museo è un museo antico, nasce alla fine dell'Ottocento per sistemare le cantorie quelle di Donatello e Luca della Robbia, e nasce in locali che erano sempre appartenuti all'Opera del Duomo. Cioè l'Opera del Duomo aveva tutta quella serie di edifici con le aperture ad arco, dove aveva uffici, magazzini, depositi. Alcuni erano corti, in quella che ora è la corte d'ingresso è stato scolpito il Davide di Michelangelo, che doveva stare in alto sulla cattedrale, a un'altezza incredibile. Poi fortunatamente pensarono di metterlo in Piazza della Signoria e poi sfortunatamente pensarono di portarlo all'Accademia, dove sta lì imbalsamato, e il Davide di Piazza della Signoria, che è una copia, è più vero del Davide dell'Accademia, che è un originale. Ecco, il Museo dell'Opera del Duomo si estende su quest'area segnata in celeste. Nel corso dei secoli tutti questi edifici ebbero una serie di trasformazioni. A un certo punto l'opera vendette un grande spazio nel quale venne costruito un teatro nel Settecento, il Teatro degli Intrepidi, un teatro molto bello all'italiana, a palchi,
Questo teatro poi venne demolito, venne trasformato in un magazzino per materiali siderurgici e poi diventò un garage. Quelli di voi che hanno la mia età ricordano il garage Duomo, che era un garage avveniristico, le automobili stavano dentro, ma c'era dietro un elevatore che le portava a una specie di balconata teatrale dove venivano sistemate a mano. L'opera del Duomo riesce a riacquistare questo grande spazio e decide quindi di ingrandire il museo. Nel frattempo il museo era stato molte volte risistemato e ingrandito. L'ultima volta nel 2000 per il giubileo dagli architetti Paltrer e Zangheri, però quando improvvisamente riuscirono ad acquistare questo grande spazio, pensarono che finalmente il museo aveva la possibilità di rinnovarsi e di... Quando appaiono queste scritte, ecco, io vado nel panico totale. Di rinnovarlo completamente. Venne fatto un concorso, ci fu un vincitore, che era Santiago, al concorso erano invitati Natalini Architetti, La Gaolenti, Gregotti e Santiago Calatrava, autore di Ponti e di Stazioni. Santiago Calatrava avrebbe dovuto vincere il concorso, e secondo la giuria il progetto che più rispondeva alle richieste dell'opera era quello del Natalini, ma quello più mirabolante era quello di Santiago Calatrava, perché era molto più scenografico di quello che proponevamo noi. Poi Santiago Calatrava era molto impegnato in tantissime altre cose, rinunciò e l'opera chiese a noi di occuparci del museo. E così abbiamo fatto. La prima cosa che abbiamo pensato di fronte a questo enorme spazio era la possibilità di ricostruire un modello al vero della facciata originale. La facciata originale, iniziata da Arnolfo nel 1296, va avanti per qualche centinaio di anni attraverso modifiche e soprattutto l'inserimento di sculture, perché questa straordinaria facciata di Arnolfo è un caso fantastico nella storia dell'arte, è uno dei primi esempi dove l'architettura e la scultura lavorano insieme e in un certo senso è una specie di antecedente alle teorie prospettiche. Arnolfo molto probabilmente aveva pensato che tutta la facciata si potesse vedere mettendosi con le spalle alla porta del paradiso, a quella che poi diventò la porta del paradiso, e quindi si poteva vedere in un colpo solo tutta questa facciata, che era una specie di grande retablo nel quale figurava tutte le storie della Madonna, Santa Maria del Fiore, dalla Natività alla Madonna in Gloria fino alla Dormitio Virginis. Tutte queste sculture stavano sopra i tre grandi portali, ma poi c'era un sistema, una macchina teatrale fantastica fatta di colonne, di nicchie, di timpani, che venivano abitati dalle altre sculture e tutto l'insieme veniva visto come un grande racconto. Dobbiamo pensare a quello che doveva essere questa grande macchina in quegli anni, perché adesso noi siamo abituati alle immagini, ma alla fine del 200, ma anche nel 300, nel 400, le immagini erano rare. Una persona vedeva forse nel corso della sua vita qualche pittura in chiesa, qualche scultura, forse un qualche arazzo si era messo in qualche palazzo del principe, ma le immagini erano rare ed erano fantastiche, erano oggetto di culto e nel caso di tutta l'arte fatta appunto per le chiese era arte sacra, cioè era un qualcosa dedicato alla fede, alla devozione, alla liturgia, cioè degli oggetti con un uso e un senso molto diverso da quello che noi pensiamo abbiano. Abbiamo ricostruito questa facciata basandosi su un antico disegno che venne fatto quando la facciata venne demolita, perché alla fine del Cinquecento si pensò bene di demolirla perché la facciata non era più alla moda. Questa è una delle tragedie dell'architettura. È una delle tragedie che consiste nel pensare che la modernità sia sempre meglio e che quello che viene dopo è meglio di quello che c'era prima, il che non è sempre vero. Ma alla fine del Cinquecento, malgrado che la facciata fosse stata molte volte risistemata,
vi avessero partecipato diversi artefici, gran parte delle sculture arnolfiane se ne fossero andate sostituite da statue di Donatello, Masi di Bianco, eccetera, si pensò che tutta la facciata era all'antica, rozza e indegna di continuare a sussistere. E il Buontalenti, che era un grande architetto, appoggiato dal suo principe, decisero di demolire la facciata per farne una alla moderna. La demolizione avvenne in tempi brevissimi e ci sono cronache che dicono che i cittadini piangevano nel vedere distruggere una sì bell'opera. Vennero salvate le sculture, pochi frammenti come quelli che si vedono qui, perché era una facciata di marmi incrostate di mosaici vetrosi, quindi era un'opera assolutamente fantastica. Venne demolita per rifare una facciata nuova, ma la facciata nuova non venne mai fatta. Morto il principe, decadde l'idea del Buontalenti, altri architetti nei secoli successivi cercarono di fare dei nuovi progetti, progetti naturalmente contemporanei, progetti moderni, e che quindi cambiavano via via che cambiavano i tempi. Nessuno di questi venne realizzato, però la cattedrale era stata costruita, funzionava, di volta in volta la facciata veniva addobbata con addobbi fantastici per nozze, battesimi, cerimonie funebri. La cattedrale era Firenze, era la rappresentazione della città, era la rappresentazione del potere, era una costruzione fatta da Maiore in gloria Dei, ma anche a glorificazione dei suoi costruttori e diciamo pure dei suoi abitanti. Era una cattedrale fatta per ospitare tutto il popolo di Firenze. Sarebbe come ora fare un qualcosa per 500.000 abitanti. E se pensiamo alla differenza di scala che esisteva tra la cattedrale e le costruzioni intorno, è una cosa assolutamente fantastica. Se poi pensiamo alla cupola. La cupola è una costruzione incredibile, di grande sapienza, di grande scienza, basata su delle intuizioni. Non c'erano modelli, non c'erano calcoli, non c'era la scienza delle costruzioni, non c'era neanche la sovrintendenza monumenti che altrimenti non gli avrebbe fatto fare perché era troppo alta e non c'erano tutte le storie sulla sostenibilità che avrebbero detto che dava ombra alle case intorno, ma comunque i nostri predecessori erano veramente dei colossi. La cattedrale continuò ad avere una facciata scabra, come può essere quella di San Lorenzo, e a un certo punto decisero di intonacarla e di dipingerla. E quindi venne dipinto un grande trompe-l'œil che rimase fino a 1860-65. Ci sono delle foto a Linari che lo fanno vedere. Adesso, attraverso le foto di Mario Ciampi, cominciamo, che è un grande fotografo di architettura, cominciamo a vederlo. Naturalmente, sì, possiamo dire che un disegno vale mille parole, che una costruzione vale mille disegni, ma possiamo anche dire che una fotografia ha una sua eloquenza, ma sono tutte rappresentazioni parziali, il disegno, la fotografia della realtà, e la realtà si sperimenta solo vivendola, solo entrandoci dentro. La foto precedente faceva vedere l'esterno e qui siamo in un corridoio d'ingresso, il cosiddetto corridoio dei nomi. È una lunga parete di marmo bianco sulla quale sono incisi centinaia di nomi di quelli che sono stati gli artefici della costruzione. Naturalmente non ci sono tutti, ci sono architetti, ci sono scultori, ci sono pittori, ci sono compositori di musica, ci sono letterati che hanno dato il loro contributo, ma è un segno che fa capire la coralità che ha circondato questa costruzione. Di fronte alla parete coi nomi, con molta minore evidenza, c'è un grande tabellone, un colofon, in cui sono scritti, piccolissimi, non incisi nel marmo, i nomi di tutti quelli che lavorano all'opera del Duomo, che hanno lavorato alla costruzione. Il periodo della costruzione è stato abbastanza veloce, è stato preceduto da un periodo di scavi archeologici abbastanza lungo, 44 mesi, però la costruzione è stata fatta in 2 mesi. L'opera del Duomo ha deciso di dare un'accelerata al tutto, col suo presidente, l'avvocato Lucchesi. La costruzione è stata sotto responsabilità di uno straordinario personaggio, che è il geometra Bianchini, che è una specie di memoria storica dell'opera del Duomo e che
ha curato e cura questi monumenti, è stata costruita da un'ottima ditta che si chiama CMB di Parma. Bianchino una volta ha detto che in questo lavoro hanno lavorato circa 1000 persone, tra i costruttori, gli impiantisti, i restauratori, i decoratori, eccetera. Una volta passato il corridoio dei nomi si entra in una galleria dove ci sono delle sculture antiche che qui non si vedono, delle sculture fantastiche. Erano sculture di Tino Accamaino che stavano sopra le porte del battistero, anche queste demolite a martellate per far posto a sculture più moderne. Poi da questi spazi abbastanza compressi si entra nella cosiddetta Sala del Paradiso. La Sala del Paradiso utilizza quello che era il Salone del Teatro degli Intrepidi, uno spazio di circa 30 metri, largo 20, alto 20. Nel nostro progetto, dovendo moltiplicare gli spazi, abbiamo in parte lasciato libero, diciamo, lo spazio, e sulla parete lunga abbiamo ricostruito la facciata arnolfiana e su quest'altra parete abbiamo ricostruito una parete di marmo traforata nella quale sono incastonate le porte del paradiso. Dietro a questa parete, che ha 3 porte e 30 finestre, ci sono 3 gallerie sovrapposte. La galleria in basso, la galleria della scultura antica, la prima galleria, la galleria del campanile, che contiene le opere del campanile, e la seconda in alto, che contiene i modelli delle facciate. Perché l'idea nel progetto museografico Monsignor Vernon era di risistemare tutte le opere ricontestualizzandole. Cioè le opere non venivano sistemate per autore o cronologicamente, ma si cercava di rimettere insieme le cose che erano state insieme. In primo luogo il Museo dell'Opera del Duomo, come dice la parola stessa, è il museo che raccoglie opere che stavano nella cattedrale, nel battistero, nel campanile, e questo è il cosiddetto grande Museo dell'Opera del Duomo. Erano opere che nel corso dei secoli sono state sostituite da altre, ohimè più moderne, o per ragioni di conservazione sono state sostituite da copie. Adesso c'è una tendenza a togliere tutti gli originali per salvarli dal degrado, sostituirli con copie, adesso anche di ottima fattura, per ricoverare gli originali nel museo. Il museo è una macchina fantastica, ma è una specie di opera surrealista in cui si vengano a trovare insieme delle opere che prima non si erano mai incontrate. I surrealisti sostenevano che la bellezza nasce dall'incontro fortuito tra un ombrello e una macchina da cucire su un tavolo operatorio. Il museo raccoglie insieme cose diverse che vengono da posti diversi e quindi si creano dei cortocircuiti. Il museo poi è un'overdose d'arte, infatti c'è la sindrome di Stendhal. Questo è un museo particolare dove le opere che sono raccolte hanno tra di loro una maggior familiarità. Quindi tutte le opere che stavano sulla facciata arnolfiana sono state ricollocate in questo grande modello bianco, che è un modello in scala 1:1 ricostruttivo appunto della facciata arnolfiana. È un grande modello fatto in resina, caricata a polveri d'alabastro, sta su un'enorme struttura di metallo che serve anche a consolidare la parete e serve a tenere le sculture, perché alcune di queste sculture pesano qualche decina di quintali e non sarebbero certo sorrette da dei pannelli di resina, seppur addizionata di polveri d'alabastro. Dall'altra parte ci sono le 3 porte, o meglio, per ora ci sono 2 porte, la prima porta del Ghiberti, la seconda porta, la porta del paradiso, e tra poco ci sarà anche la terza, che adesso è in restauro e della quale viene fatta una copia. Delle altre 2 porte le copie sono già in luogo e uno può vedere la differenza che esiste tra la copia e l'originale. Per ragioni di conservazione le porte sono dentro delle enormi teche, perché adesso le ragioni della conservazione sono diventate prioritarie. Si pensa che è più importante conservare che non avere un'esperienza diretta, ma forse le opere d'arte non erano fatte per durare all'infinito, erano fatte per durare più di noi. All'arte e all'architettura è affidata una certa promessa di immortalità, ma un'immortalità a termine. Forse le opere dovrebbero finire anche loro, come succede alle piante e agli animali,
e il mondo andrebbe avanti lo stesso. Le porte se ne stanno dentro delle gigantesche teche, climatizzate, controllate, un po' come quando qualcuno va a finire all'ospedale e si trova collegato ai cavi, ai tubi, la circolazione extracorporea, tutto quanto è controllato dalle macchine. Ecco, adesso gran parte delle opere d'arte dei musei stanno in questo stato di animazione sospesa, cioè dei computer che vigilano su di loro, sull'umidità, la temperatura e tutte queste altre belle cose. Ecco, qui vediamo una situazione di compromesso. L'idea era di ricostruire la facciata arnolfiana rimettendo le sculture al loro posto, perché, come diceva l'Alberti, niuna cosa parrà vera se non vista dalla sua certa distanza. Chiaramente una scultura fatta per stare a 12-15 metri d'altezza aveva una sua elaborazione, che non è analoga a quella di un'opera d'oreficeria che devi tenere tra le mani o di una scultura che vedi da vicino. Però il museo ha anche una sua esigenza scientifica di far vedere da vicino le cose, di sottoporle allo sguardo dello studioso. Quindi c'è stato delle lunghissime discussioni se tutte le opere d'arte dovessero ritornare al loro posto, se tutte le opere d'arte dovessero starsene per terra, se dovessero stare dentro le vetrine o roba del genere. Alla fine qui abbiamo ottenuto un compromesso, per cui quasi tutte le opere stanno in loro posizione originale. Alcune, le più notevoli, sono state portate a terra, messe su basamenti, e nella loro posizione originaria ci sono le copie. Ecco, in questa foto vedete appunto il gruppo arnolfiano della Madonna, Santa Reparata e San Zanobi messo in basso, con alle spalle un frammento della facciata che era dietro il trono della Madonna, e su in alto vedete le copie. Ecco, si capisce subito la differenza che c'era tra vedere l'opera dove era stata pensata e vedere l'opera più da vicino. Poi, come sempre succede con i progetti d'architettura, tra il progetto e la realizzazione ci sono tutta una serie di cambiamenti dovuti da necessità diverse, da cambiamenti di idee. Per esempio, in questa facciata le porte dovevano starsene all'esterno senza avere le teche, e sopra le porte c'erano le sculture rinascimentali del Dante, Rustici e Sansovino che stanno sulle porte, o meglio stavano, perché anche queste sono state sostituite da copie. Poi l'esigenza richiesta dai restauratori di inserire le porte in delle grandi teche ha fatto sì che queste teche venissero incassate nella parete di marmo, perché altrimenti avremmo avuto delle specie di scatoloni neri che sporgevano fuori. In ogni modo, nella Sala del Paradiso si confrontano due facciate. La Sala del Paradiso si chiama così non perché c'è la Porta del Paradiso, e neanche la Porta del Paradiso si chiama così perché è degna di stare in Paradiso, ma semplicemente perché lo spazio esistente tra la facciata della Cattedrale e il Battistero si chiamava il Paradiso. Nel 300-400 era ingombro di arche romane, sarcofagi nel quale persone si facevano sotterrare, perché tutti volevano farsi sotterrare in Duomo lì vicino, in modo da essere un po' assicurati per il futuro. Di queste arche romane ne rimasero due, qualcuno forse se le ricorda, erano ai lati della porta sud del Battistero. Adesso sono una messa laggiù in fondo e una di qua. E Paradiso per noi ha un senso, ma una bellissima parola che viene credo dal persiano, ed era un giardino. Il Paradiso era un giardino recintato, un po' come l'Eden, al quale forse vorremmo tornare.
Quindi la parete arnolfiana è un modello, non è una ricostruzione, è un'evocazione che permette di ricollocare le sculture nella loro posizione. Il pavimento davanti è anche questo un'evocazione del pavimento di una piazza, mentre dall'altra parte c'è una parete nuova che non vuole assomigliare a quella antica, e questa parete di marmo in un certo senso continua nel cielo, c'è un disegno unico dei lucernari e della parete. Lucernari che prendono una luce naturale dall'alto e una luce artificiale, tutto quanto viene graduato in modo da avere sempre lo stesso tipo di illuminazione, però l'idea generale era di ricostruire in questa sala una specie di illuminazione un po' come se fosse all'esterno, ecco, non l'illuminazione scenografica a base di fari, faretti, sagomatori e così via. Questa è un'immagine un po' curiosa, se uno si sdraia per terra e guarda verso il cielo, ecco, vede una cosa così. Dalla sala del paradiso poi inizia la serie delle altre sale, che sono molte, perché sono sia delle sale nuove e sia delle sale che sono quelle del museo ristrutturato, che sono state nuovamente risistemate e ricollegate a un percorso organico. Dalla sala del paradiso la prima sala che incontriamo è la sala della Maddalena. È una sala nella quale diventa abbastanza chiaro quello che era il programma museografico, che era non solo di rimettere le opere nel loro contesto, ma di ridare alle opere il loro senso di opere di fede, pietà e devozione. In una grande teca di vetro abbiamo la Maddalena di Donatello, una scultura fantastica, iperrealista, di legno, con delle parti addirittura in stucco, pelo, materie organiche varie. È una scultura che venne enormemente danneggiata dall'alluvione, poi è stata restaurata e sta in questa sala, con alle spalle un Cristo, con sugli altri lati ci sono delle pale che venivano appunto dal Duomo e dal Battistero. La sala ha un'illuminazione diversa, ha un aspetto più, per così dire, sacrale. La Maddalena guarda in questa direzione perché guarda verso la Cappella delle Reliquie, nella quale sono raccolte una serie di reliquie, tra cui il dito di San Giovanni, perché per la festa di San Giovanni in Battistero la Maddalena si girava verso l'altare di San Giovanni, ricoperto dal paliotto d'argento sul quale stavano le reliquie. Dalla sala della Maddalena si passa poi nella cosiddetta tribuna di Michelangelo, sala di Michelangelo. È una grande sala con una parte con un soffitto a altezza normale, poi a un certo punto è stato sfondato il pavimento per avere un'altezza molto maggiore, in modo da poter ricollocare la Pietà Bandini in una situazione che fosse il più vicina possibile a quella che aveva pensato Michelangelo. Vasari dice che Michelangelo, non potendo stare con le mani in mano, lavorava ogni dì a una scultura che aveva pensato per la sua tomba. Dice anche che nello sbozzarla con un colpo di scalpello tirava via delle schegge da 5 kg, aveva tra i 75 e gli 80 anni. Ma Vasari dice che Michelangelo non era contento della scultura perché il marmo aveva dei difetti, faceva scintille. Poi Condivi invece racconta, più a livello di pettegolezzo, che Michelangelo era irritato da uno dei suoi servi, nonché un carissimo amico, l'Urbino, il quale gli dice: maestro, ma quando la finisce, quando la finisce questa scultura? E per una ragione o per l'altra, Michelangelo a un certo punto si infuria, prende un martello e rompe gran parte della scultura. Rompe il braccio, la mano, demolisce una gamba, decide di farla a pezzi. Monsignor Verdon sostiene che forse quella che è la gamba mancante, perché non è mai stata rimessa, sbilanciava il senso della scultura e forse per questo Michelangelo ne era scontento. Di fatto questa scultura non finita e ridotta in frammenti, a un certo punto ci ripensano, e soprattutto i suoi aiutanti: maestro, rimettiamola a posto, la facciamo restaurare, e invece di buttarla via si vende. Viene restaurata da Tiberio Calcagni, viene venduta al Bandini, che era un banchiere fiorentino e stava a Roma, viene portata a Roma, poi i Lorena la riportano a Firenze, la sistemano in San Lorenzo, poi va a finire in Duomo e poi dal Duomo va a finire nella
organizzazione del museo del 2000 su un pianerottolo delle scale. Ma dopo tutto questo lungo peregrinare, noi volevamo che la Pietà ritornasse in un luogo che gli fosse appropriato. Michelangelo aveva pensato per la sua tomba sopra un altare, e quindi è stata costruita una specie di mensa che non vuole replicare un altare, ma che rimette la scultura a quella che era la sua giusta distanza. La scultura poi è illuminata dall'alto e in un certo senso dalla statua, dalla Maddalena vediamo la Pietà, dalla Pietà rivediamo la Maddalena. Nel museo c'è tutta una serie di sguardi incrociati che ricollegano le opere le une alle altre. In quest'opera Michelangelo, vecchio e stanco, raffigura se stesso, molto probabilmente nella figura di Nicodemo. In realtà non sarebbe una Pietà, è una deposizione. Questo, la sala del Paradiso, la sala della Maddalena, la sala di Michelangelo, sono il cosiddetto percorso breve, un percorso per chi ha poco tempo, per le scolaresche, tutto a piano terra, facile, e da lì si può uscirsene. Altrimenti si continua il percorso prendendo una grande scala di marmo e saliamo alla prima galleria, la galleria del campanile. Le 16 statue che stavano quattro per lato sui quattro lati del campanile sono rimesse qui nella loro sequenza, e questa è la ragione per cui abbiamo 15 più 15 finestre, perché l'idea era di risistemare ogni scultura contro un sodo, tipo il marmo del campanile, però volevamo ugualmente mantenere dalla galleria una vista sulla facciata, un po' come se uno sale nel campanile e di tanto in tanto ributta un occhio sulla facciata. Le sculture seguono la loro sequenza del campanile, e anche qui ci sono sculture più antiche, arnolfiane, ed altre sculture più moderne, Donatello, Maso di Banco, sculture famosissime come lo Zuccone, che poi sarebbe Abacuc. Dall'altra parte ci sono gli esagoni e i rombi, anche questi se ne stavano sul campanile, sono tutti sostituiti da copie. Naturalmente sono delle opere bellissime, ma delle opere che hanno un senso. Per esempio, tutta la serie degli esagoni e dei rombi era l'illustrazione di una specie di enciclopedia medievale, lo Speculus Maius, dove c'era la storia del mondo, la storia delle occupazioni dell'uomo, le virtù, e tutte queste cose che si ricollegavano l'un l'altra costituendo una specie di Bibbia dei poveri che doveva raccontare il mondo e le storie dell'uomo e le sue connessioni. Ecco, questo dà un po' l'idea di quello che vediamo quando siamo nella sala del campanile. Sulla destra ci sono alcune delle sculture più antiche, uno di queste deve essere anche il Salomone, che poi è nel sigillo dell'Università di Firenze, e invece sulla sinistra sono statue più, per così dire, moderne. Ecco, quindi c'è una specie di incrocio di sguardi in cui tu vedi una scultura del campanile, però attraverso vedi la scultura che stava sulla porta del Paradiso e là dietro le sculture che stavano sulla facciata. Ecco qui in primo piano il best-seller delle sculture, almeno per i fiorentini, che era il profeta Abacuc, detto lo Zuccone. Da questa sala si potrebbe continuare andando ancora al piano di sopra per vedere le facciate, però di solito si entra nella sala della cupola. La sala della cupola contiene alcuni straordinari modelli lignei. Ci sono dei modelli lignei brunelleschiani o di quel periodo, alcuni modelli per il completamento del tamburo, cioè la cupola venne costruita, venne iniziata la decorazione del tamburo. Si dice che Michelangelo la vide e disse: è la pallagabbia da grilli, e così la bozzarono. Se stava zitto era meglio, perché la cosiddetta gabbia da grilli è una cosa fantastica, è una macchina scultorea architettonica bellissima. C'è un fregio
che qui è riportato in scala 1 a 1, accanto nella sala ci sono due leoni di pietra che fanno capire che razza di macchina di scultura fosse questa, e qui dall'altra parte invece c'è tutta una serie di modelli per una specie di concorso che venne fatto tra diversi artefici per completare il tamburo. Come sempre nei concorsi fiorentini non se ne fece di niente. Tra i concorrenti c'era anche Michelangelo, che però devo dire è uno dei più bruttini. Questa figurina bianca che vedete è la maschera funebre del Brunelleschi, tratta da uno dei suoi allievi, il Buggiano. Vasari dice che Brunelleschi era uomo di statura sparutissima, era proprio un omino, era un omarino, e ci dice che non sempre la statura fisica coincide con la statura spirituale. In questa sala ci sono anche dei grandi modelli lignei fatti dal più grande modellista d'architettura europea, purtroppo scomparso due giorni prima di Natale, si chiama Franco Ghisdolich. Franco Ghisdolich era figlio di quel Ghisdolich che ricostruì il ponte di Santa Trinita in pietra, ed è una cosa fantastica, una delle cose più belle della ricostruzione. Pensate, ricostruire in pietra dopo la guerra un ponte senza ricorrere al cemento armato e robe del genere. C'è in questa ricostruzione un qualcosa di fantastico, è un po' come c'è un racconto di Borges in cui parla di un tipo che si chiama Pierre Menard che riscrive il Don Chisciotte, ma non copia il Don Chisciotte, lo ricrea. E il Don Chisciotte, che è uguale a quello di Cervantes, naturalmente è tutta un'altra cosa perché costruito, scritto in un tempo diverso. Ghisdolich ha costruito un grande modello in scala 1 a 20 della cupola, e poi dall'altra parte c'è un grande modello in scala 1 a 6 della lanterna. Ecco, continuando invece il nostro percorso nella parte nuova delle gallerie, andiamo in una galleria meno frequentata, una roba un po' più da architetti, dove ci sono questi grandi modelli lignei delle facciate rinascimentali. Poi da qui, ora non si nota, ma c'è un parapetto di cristallo, parte delle sculture che stanno di sotto, si vede di nuovo attraverso le finestre la facciata. Poi quando si arriva in fondo a questa galleria si arriva in una stanzetta che poi è una specie di mezzanino, è un ballatoio, e guardando da una parte si vede dall'alto la sala della cupola col modello della cupola, guardando in alto da una specie di lanterna si vede la cupola vera, e quindi si confronta quello che è il modello con la cupola vera, o almeno così pensavo che fosse. Io di solito quando vengo qui sto a sedere su quel divano e guardo la gente che entra in questa stanza, alzano la testa in alto 1 su 15, perché sai, ormai la gente è abituata ad andare a testa bassa guardando lo smartphone, quindi in alto guardano raramente. Se poi torniamo invece alla galleria del campanile, se poi torniamo in basso, possiamo rientrare in quelle che erano le sale storiche del museo, che sono state completamente ristrutturate, ma naturalmente alcune cose sono rimaste esattamente come erano, come le due cantorie, che era impossibile rimuovere. Sono delle grandi macchine scultoree architettoniche, e se ne stavano in Duomo, vennero tolte perché in un'occasione di una festa principesca erano troppo piccole per contenere i cantanti, cioè i due cori dovevano essere ampliati, e quindi vennero sostituiti da delle grandi cantorie in legno molto più capienti di queste. Queste andarono a finire ai magazzini e alla fine dell'Ottocento vennero sistemate in una sala che era in un certo senso il primo nucleo del museo. Da una parte c'è la cantoria di Luca della Robbia, dall'altra quella di Donatello. Sono due opere fantastiche. In un certo senso quella del della Robbia ci ha anche un po' aiutato per raggiungere il compromesso sulla facciata arnolfiana. Quando venne risistemata la cantoria del Della Robbia, gran parte degli elementi architettonici non esistevano più e quindi vennero un po' ricostruiti. Allora pensarono che, visto che in gran parte era una ricostruzione, invece di metterci gli originali del Della Robbia ci misero delle copie. E gli originali sono invece quelli in basso. Quindi già anche alla fine dell'Ottocento era avvenuta
un'operazione un po' analoga a quella che abbiamo fatto noi nella sala della facciata. Un'ultima notazione sulla sala della facciata è un po' questa, che quando noi siamo in Piazza del Duomo vediamo le architetture vere, tipo il battistero o il campanile, che sorreggano delle copie. Dentro il museo invece abbiamo il contrario, abbiamo una specie di copia che sostiene le sculture. Poi passiamo da una sala all'altra, qui non vengono rappresentate tutte. Questa è la sala del coro bandinelliano, anche questa era un'architettura e scultura molto bella, fatta in duomo sotto la cupola, e poi venne demolita, rimase solo una parte della balaustra. In questa sala anche qui si cerca un po' di ricreare l'unità che esisteva tra architettura, scultura, paramenti sacri, quindi c'è un frammento del pavimento originale del battistero, c'è un modello sempre del Gisluch del coro bandinelliano, ci sono alcuni dei rilievi di Baccio Bandinelli, alcuni parati sacri, poi guardando in alto con un sistema multimediale si vedono le pitture della cupola, cercando di ridare un po' al visitatore quella che poteva essere l'impressione originaria in cui si vedevano un po' insieme tutte queste cose. Come tutti i musei dell'opera c'è poi la sala del tesoro, che contiene paramenti sacri, contiene la croce di San Giovanni, contiene il paliotto dell'altare di San Giovanni. In una di queste grandi vetrine ci sono dei paramenti sacri, o meglio sono dei pannelli su base di cordoni d'oro ricamati a fili di seta sottilissimi, che poi se ne stavano nelle vesti liturgiche in broccato bianco che venivano indossate dai celebranti durante la festa di San Giovanni. Questi invece sono i nostri autori, cioè Guicciardini, Magni e Natalini. E da qui poi riusciamo. Per esempio nella sala, in ognuna di queste sale, e poi ce n'è tantissime altre, non faccio vedere, per esempio c'è tutta una parte sul Museo dell'Ottocento che raccoglie i risultati del concorso per la facciata, perché una volta venne fatta l'Unità d'Italia, decisero di fare una grande opera italiana che era la facciata di Santa Maria Novella. Vennero fatti dei concorsi, ci furono tutta una serie di polemiche, alla fine venne ricostruita la facciata sul progetto del De Fabris e c'è tutta una sezione del museo che è dedicata a questa cosa. In realtà ogni sala racconta una storia, la sala del tesoro per esempio racconta la storia dei paramenti sacri, racconta la storia dell'oreficeria, per esempio l'altare d'argento è una cosa incredibile, dove ci sono centinaia e centinaia di sculture, ci lavorarono diversissimi artefici, era un'opera mirabile, anche perché era circa 428 kg d'argento e prima della scoperta dell'America l'argento e l'oro avevano un valore inestimabile, e quindi l'idea che veniva che la città poteva dedicare al suo patrono un'opera di questo genere faceva sentire tutti quanti più contenti. Per esempio i pannelli ricamati che stanno nelle vesti liturgiche sono sul disegno del pollaiolo. L'opera di ricamo durò circa 20 anni e questi ricami costarono una cifra di 3.700 fiorini, che era molto di più che tutto quello che il Verrocchio aveva preso per le sculture d'argento. Cioè le opere avevano un senso diverso da quello che vediamo noi, avevano un valore diverso, avevano un valore che era legato al costo della manodopera, che era legato ai materiali, cioè era un mondo nel quale i valori erano un po' diversi dai nostri. Il museo cerca di raccontare tutto questo, ma naturalmente è una storia talmente lunga e talmente complessa che anche il visitatore più attento difficilmente può percorrerla tutta. Però noi pensiamo che per chi conosce il Duomo, il Battistero, il Campanile, magari anche Santa Reparata che è sotto il Duomo o che è salito fino in cima alla cupola,
una visita al museo sia una specie di ripasso, una specie di concentrato in cui le varie storie si ripercorrano e forse vengono raccontate in maniera nuova, cercando però di avvicinarci sempre di più a quello che era il senso delle cose. Che ruolo gioca l'architettura in un museo? Beh, l'architettura del museo è un'architettura di servizio, è un'architettura che non esibisce se stessa, è un'architettura fatta per mettere in risalto le opere e anche gli ambienti in cui si trovano, perché nella maggior parte dei casi i nostri musei stanno in edifici storici, quindi l'architettura tenta una mediazione tra le stanze e le opere, una mediazione tra il pubblico e le opere, tra il visitatore colto e il visitatore che ha poco tempo da perdere. È un'architettura difficile l'architettura del museo, è un'architettura nella quale l'Italia ha dato forse il suo meglio. Uno dei più grandi costruttori di musei è stato appunto Carlo Scarpa, il museo di Castelvecchio è tuttora un capolavoro, o Franco Albini col tesoro di San Lorenzo a Genova, e anche adesso l'architettura dei musei italiana è un'architettura d'eccellenza. Questo museo è stato aperto un poco più di un anno fa, i lavori sono stati molto veloci, pensavamo di poterlo ricostruire senza chiudere quello vecchio, per esempio i lavori degli Uffizi vanno avanti da moltissimi anni perché non vogliamo chiudere gli Uffizi, quindi sono lavori fatti a macchia di leopardo, a parti. Però il museo ha avuto, diciamo, pure un grande successo. Qualcuno mi ha raccontato che siamo passati dagli 85.000 visitatori l'anno a 750.000. Per chi viene da fuori Firenze, la visita al grande museo del Duomo è una faccenda un po' agonistica, perché c'è un biglietto unico che ti permette la visita alla cattedrale, alla cupola, al Duomo, al campanile, a Santa Reparata e al museo, che dura 48 ore, e non credo che ci sia nessuno che è mai riuscito a fare tutto questo. È una roba tipo, sai, il triathlon, il pentathlon, queste attività sportive che richiedono l'uomo d'acciaio, il famoso Iron Man. Per noi è stata un'esperienza eccezionale. È stato un lavoro nel quale ci siamo sentiti coinvolti con molti altri. Abbiamo lavorato tutti quanti insieme per raggiungere un risultato che fosse qualcosa di più che non la somma delle varie parti. Forse potrei dire un po' anche lo stesso di tutto il lavoro d'architettura che mi ha coinvolto nei 40-50 anni precedenti. È un lavoro che non può essere visto come un prologo al museo. Un lavoro che può essere visto come una preparazione ginnica a un'opera come il museo, cioè ogni lavoro è diverso e richiede diverse strategie, diverse sensibilità. Forse l'unica cosa che questo lavoro richiede è una grande passione, un interesse per il mondo, per le cose, per i luoghi. E questo è quello che ho cercato di trasmettere ai miei studenti in tutti questi anni. Alcuni di loro sono diventati grandissimi architetti, come Ren Colas o De Lucchi o Magni e Guicciardini. Molti altri sono diventati dei bravi professionisti. Di tanto in tanto incontro i miei vecchi studenti, io naturalmente non mi ricordo dei nomi di nessuno, però fa sempre piacere sentire che qualcosa dell'insegnamento è servita. E diciamo, non sono mai stato un maestro, questo lo diceva anche Michelucci, non sono mai stato un maestro perché l'architettura non è semplicemente una scienza e né una tecnica, mette insieme l'arte, la tecnica, la scienza, la psicologia, la sociologia, tantissime cose insieme. Vitruvio scriveva
all'inizio del suo trattato, che è una disciplina fatta da moltissime altre discipline e che solo mettendo insieme la teoria con la pratica si può arrivare a dei buoni risultati. Io non credo di aver imparato molto, continuo a sentirmi uno studente e ogni nuovo lavoro lo affronto con timore e stupore. L'unica cosa che ho cercato di fare era di fare architetture che fossero appropriate ai luoghi, che dessero ai loro abitanti un senso di sicurezza e che gli permettessero la ricerca della felicità. Per il resto ho sempre cercato di scomparire nelle mie architetture come vorrei che le architetture scomparissero nel paesaggio. Grazie.